possiamo. Chiamo, che dici? Chiamiamo il numero, sì, ci siamo, no? Io vi cango urgente. Mimmo! Allora, questo che è qua? Il verbale me lo date l'ordine del giorno di oggi, scusate. Questo è l'ordine del giorno. Eccolo. Allora, cominciamo con l'appello, sono le ore 14:55. Diamo la parola al segretario dottor Meola, grazie. Grazie Presidente, buonasera. De Magistris. Eccoci. Presente. Ascione. Avitabile. Borriello. Presente Borriello? Sì, grazie. Capasso. Presente. Calvanese. Assente Calvanese, vero? Assente. Coccia. Presente. Iovino. Presente. Lanzotti. Assente. Lebro, presente. Lettieri, assente. Madonna, assente. Mansueto, assente. Marrazzo, presente. Mascolo, assente. Moretto, assente. Mundo, presente. Grazie. Pace, presente. Palmieri, assente. Pentoriero, presente. Pinto, assente. Troncone, assente. Tuccillo, presente. Uliano, presente. Grazie. Presidente, sono presenti 14, assenti 10, ovviamente, perché c'è un consigliere da surrogare. Quindi abbiamo il numero legale, possiamo procedere. Al primo punto dell'ordine del giorno c'è proprio la surroga del consigliere Carmine Attanasio con il consigliere Carmine Sgambati. Ovviamente preciso che siamo sempre in diretta streaming come ogni volta, ai sensi dell'articolo 1,39 legge 7 aprile 2014 numero 56. Se non ci sono osservazioni sul punto, invitiamo il consigliere Sgambati a entrare nell'aula e salutarlo con un applauso di benvenuto. Poi abbiamo l'approvazione del verbale della seduta consiliare del 3 marzo 2016. Se non ci sono osservazioni, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si è contrario? Astenuto consigliere Antonio Borrillo. Approvato quindi. Abbiamo adesso l'approvazione dello schema del rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 e dei relativi allegati. Prego, consigliere, come no? Stavo iniziando ma ho visto la mano alzata, mi sono fermato. Ah, la luce è qui da me invece. No, chiedevo di fare un'inversione dell'ordine del giorno. Cioè no, non è una mozione, c'è la mozione che è all'ordine del giorno già. Di me di discuterla adesso, ma penso che ormai è un atto dovuto, in quanto la legge regionale approvata prevede già di fatto, così come recita la nostra mozione, e quindi io penso che possa essere approvata rapidamente, perché testimonia l'impegno non solo di oggi ma di tutti questi mesi della città metropolitana sul tema dei CUB che prestano servizio presso la nostra società SAPN sui siti dove si conferiscono i rifiuti. Grazie, questo era il, così come anche discussi, ho avuto modo di discutere con gli altri consiglieri metropolitani. Libero, mi pare.
Qualcuno che vuole intervenire su questa proposta del consigliere Borriello di inversione dell'ordine del giorno? Prego, consigliere. Tanto è opportuno votare prima il bilancio, poi facciamo la discussione, perché tu, come ben sai, quando ci siamo visti pure in conferenza dei capogruppo, abbiamo detto che la legge regionale non era ancora stata pubblicata e quindi, non sapendo ancora le linee guida della legge, potremmo dire delle cose non attese. Lui è un fatto suo, ma fate faticare lui in mezzo. Ma ce l'abbiamo, se va via uno, ce l'abbiamo. Dammi una proposta di metterli in votazione. E a questo punto si vota sulla proposta di inversione dell'ordine del giorno. Mi sembra legittima la proposta del consigliere Borriello, è inutile aprire una discussione su questo punto. Quindi apriamo la votazione. Chi è favorevole alla mozione d'ordine che inverte l'ordine del giorno, alzi la mano. Quanti sono? 7. Chi è contrario, alzi la mano. 2 contrari. Chi si astiene? Sono 5 astenuti, mi sembra. La mozione è approvata allora. Allora si tratta. Come? Sì. Nominiamo gli scrutatori Elena Coccia, Mimmo Tuccillo e Alfonso Ascione, che sono scrutatori per la votazione da qui al prosieguo. Allora abbiamo l'ordine del giorno che consigliere Borriello, se sinteticamente lo può illustrare, visto che è firmata. Già letto? Va bene, allora forse qualche consigliere non c'era. Il segretario lo vuole leggere lei, per favore, un attimo. Lo rileggiamo un secondo. Premesso che questo è l'ordine del giorno presentato dal consigliere Antonio Borriello. Premesso che la provincia di Napoli, in attuazione della normativa regionale, ha istituito la società partecipata pubblica SAPNA per la gestione e il conferimento dei rifiuti solidi urbani, che per tale gestione sono stati impiegati i lavoratori dipendenti del Consorzio Unico di Bacino, che ormai sono diversi anni che garantisce operativamente la loro prestazione lavorativa presso i siti di smaltimento gestiti dalla SAPNA. Il Consiglio metropolitano impegna la città metropolitana e la stessa SAPNA a dare rapida ed efficace attuazione alle disposizioni contenute nel titolo VI della recente legge regionale di riordino del ciclo integrato dei rifiuti, in via di pubblicazione, per il definitivo passaggio dei suddetti lavoratori al soggetto gestore, sia in fase transitoria SAPNA che a regime soggetti d'ambito, tra parentesi. Questo è quanto. Consigliere Tuccillo, prego. È stata approvata qualche settimana fa in Consiglio regionale una legge per il riordino del ciclo dei rifiuti e della questione appunto concernente i rifiuti. In questa legge, che diciamo ambisce a dare una risistemazione complessiva al problema, fermo restando il tema della presentazione e dell'approvazione di un piano regionale dei rifiuti, il tema di questi lavoratori in qualche modo è ricompreso e assunto dentro un riordino più generale del sistema nel suo complesso e della riorganizzazione che passa attraverso la istituzione di ATO e quindi l'organizzazione sulla base di ATO tutto il sistema di gestione dei rifiuti, e dentro questa riorganizzazione complessiva viene contemplata anche l'utilizzo di questi lavoratori nella misura in cui questo si rende possibile, nelle forme in cui questo si rende possibile. Poi c'è il tema invece che riguarda, ripeto, il piano dei rifiuti, e lì entriamo in merito alla questione dell'impiantistica,
dello smaltimento, delle società che svolgono questa funzione, che l'hanno già svolta fino ad oggi, che dovranno svolgerla in qualche modo. Io ritengo che in questa sede intervenire su questo argomento confondendo le cose, perché non mi pare che quest'ordine del giorno dia un grande contributo nella direzione di una chiarificazione anche negli interessi stesso dei lavoratori a tale questione, e allora mi sembra che l'attualità della norma, così come approvata dal Consiglio regionale, vada, diciamo, in una direzione che supera ampiamente questa che poteva essere una istanza o una preoccupazione che a suo tempo era stata sollevata qui in sede di discussione della città metropolitana. Tra l'altro, la legge regionale prevede che nell'area di Napoli e provincia ci sia una suddivisione in ben 3 ATO che poi dovranno a loro volta organizzarsi e organizzare il sistema di smaltimento. Quindi è una questione complessa rispetto alla quale io trovo, diciamo, assolutamente improprio che adesso ci si vada a sovrapporre con un ordine del giorno che impegna il Consiglio metropolitano, non si capisce bene a cosa. Quindi io francamente penso che non sia assolutamente il caso oggi di approvare quest'ordine del giorno, la cui efficacia mi sembrerebbe del tutto irrilevante, se non addirittura dannosa per quello che bisogna fare. Allora, io, fermo restando, siccome è materia che sto seguendo anche personalmente, chiaramente il consigliere Duccillo in questo ha perfettamente ragione, che un ordine del giorno di questo tipo non è affatto esaustivo, però abbiamo votato sulla mozione, è un ordine del giorno che ha chiaramente una valenza anche politica, di impegno, diciamo, nei confronti della città metropolitana. Credo che è stato sufficientemente chiarito dal consigliere Borriello che l'ha scritto, io lo metterei francamente ai voti, non aprirei una discussione su una mozione d'ordine. Votiamo, gli scrutatori sono stati nominati, se siete d'accordo metterei ai voti l'ordine del giorno proposto dal consigliere Borriello, che impegna nei termini lì indicati in mozione la città metropolitana da qui al futuro, e quindi il prossimo sindaco metropolitano, evidentemente. Quindi, sì, vabbè, ma è chiaro, diciamo, l'abbiamo letto, conosciamo la materia, credo tutti qua dentro, chi perché sta anche, segue le vicende della regione, io le seguo come città metropolitana, le seguo come comune, le seguo come sindaco di strada, le seguo. Quindi, chi è d'accordo su quest'ordine del giorno, alzi la mano. Se gli scrutatori stanno contando. Chi è contrario, alzi la mano. Chi è astenuto? Quindi passa alla maggioranza. Voto contrario il consigliere Tuccillo. Approvazione dello schema di rendiconto della gestione per l'esercizio 2015 e dei relativi allegati. Rapidamente ho preparato una sintesi per il Consiglio. Il 29 aprile, con delibera del Sindaco Metropolitano numero 74-2015, è stato approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2015, primo anno della città metropolitana di Napoli. Il risultato di amministrazione conseguito è pari a euro 737.531.367,57 centesimi, che al netto dei vincoli di legge e degli accantonamenti è pari ad euro 469.231.945,97 centesimi di avanzo libero. Si tratta di un risultato importantissimo. L'avanzo libero è anche leggermente superiore a quello registrato nel 2014 della gestione della cessata provincia di Napoli, perché è stato conseguito in presenza di misure normative che hanno imposto tagli alla spesa corrente spropositati, oltre che una riparametrazione delle funzioni fondamentali ridottesi per la città metropolitana a scuola, viabilità e ambiente. Nel 2014, infatti, dopo l'emanazione della legge 56, cosiddetta del Rio, in un contesto di risorse finanziarie già fortemente contratte, si sono inserite le misure di spending review previste dal decreto legge 66/2014, che ha imposto il contenimento della spesa delle amministrazioni pubbliche, chiedendo alle province e alle città metropolitane di contribuire al bilancio dello Stato per importi ingentissimi.
Poiché l'ammontare del fondo sperimentale di riequilibrio si è ormai azzerato a livello di comparto province, il contributo richiesto assunto per la prima volta già dal 2014 non più il connotato di taglio, ma di vero e proprio versamento all'amministrazione centrale, allo specifico capitolo di entrata del bilancio dello Stato. Entra il consigliere Tronco. Il 2015 è stato un anno difficile per il raggiungimento degli equilibri di bilancio in conseguenza dei tagli menzionati, anche in relazione ai quali il Governo ha varato un decreto legge ad hoc per gli effetti del decreto legge 78 del 19 giugno 2015, convertito in legge solo il 14 agosto 2015, che per le città metropolitane, in deroga all'obbligo di redigere il bilancio pluriennale, ha ridotto ad una sola annualità, il 2015, il bilancio di previsione, approvato in via definitiva dal nostro Consiglio metropolitano il 19 ottobre 2015. Nonostante tutte queste difficoltà, la città metropolitana è riuscita a chiudere l'esercizio con un consistente avanzo di amministrazione, a garantire il mantenimento delle spese per l'assistenza, missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, che è una funzione non più riconosciuta tra quelle fondamentali, ma stanziata per il 2015 per circa 13 milioni di euro, dei quali specificamente circa 2 milioni di euro per l'assistenza ai disabili. Ad avviare progetti per oltre 80 milioni di euro per spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali, scuole, strada e ambiente. La composizione risultato di amministrazione è evidenziata nel seguente prospetto, al quale rinvio, chiaramente. Il risultato di amministrazione al 31/12/2015 è stato di 737.531.367,57. La cassa al 31 dicembre 2015 è superiore di circa 75 milioni rispetto alla giacenza alla stessa data del precedente esercizio, che rappresenta sostanzialmente la giacenza storica media negli anni, grazie alla riscossione della prima tranche da parte del Ministero dell'Interno dei crediti certi, liquidi ed esigibili sull'importo totale di circa 680 milioni di euro, il cui pagamento è stato dilazionato in 6 annualità, di cui la prima di circa 75 milioni di euro e le altre 5 di 120 milioni di euro ciascuno. La parte accantonata dell'avanzo è pari a circa 210 milioni, composta da accantonamenti di varia natura, relativi principalmente a crediti di difficile esazione, sia tributari che extratributari, accantonamenti per rischi legati ai contenziosi. Nella parte vincolata dell'avanzo, pari a circa 58 milioni, sono state inserite anche le voci relative alle risorse destinate al finanziamento del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente, non impegnate nelle more della contrattazione integrativa, le quali risultano definitivamente vincolate sulla base della formale delibera del Sindaco in data 30/12/2015 di costituzione del Fondo. Queste somme potranno essere erogate ai dipendenti quando saranno abrogate le sanzioni in materia di personale previste per gli enti che hanno sforato il patto di stabilità. Quindi questo è uno schema assolutamente sintetico, ovviamente rispetto alla... a tutto il lavoro che è stato fatto e con riferimento al quale ringrazio tutta l'articolazione e la struttura della città metropolitana, che ha fatto un lavoro davvero enorme e credo che dà atto, insomma, di un impegno forte per salvare l'ente, rilanciarlo, fare investimenti e metterlo in sicurezza. Perciò è fondamentale la vostra presenza oggi qui, tra l'altro in una piena fase elettorale per la città di Napoli e la città metropolitana, quindi ringrazio i consiglieri presenti per il senso di responsabilità istituzionale oltre che politica che hanno ovviamente messo in atto, e quindi aprirei se necessaria la discussione per poi approvare eventualmente lo schema di rendiconto per la gestione dell'esercizio 2015. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, arriverei alla votazione. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene. Quindi a maggioranza astenuto il PD, a 4 astenuti. Per l'immediata esecuzione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, 4 astenuti come prima. Il punto 4 è approvato a maggioranza, vogliamo fare il 5 e ci fermiamo. Allora, il punto 5 abbiamo l'approvazione del regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati. Presa d'atto del punto 4, presa d'atto dell'esito del procedimento di estrazione della banca dati dei revisori e nomina collegio dei revisori dei conti per il triennio 2016-2019. I nomi, un attimo su.
sì, sì. Nel ringraziare il collegio uscente, indico al Consiglio i nuovi soggetti entranti. Si tratta della dottoressa Michelina Bruno, del dottor Modestino Iannotta e del dottor Antonio Luongo. Bruno, Michelina Bruno come presidente, che ha ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali, come risulta dall'analisi comparativa dei curricula allegati. Quindi anche qui, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, quindi all'unanimità. Punto 5, approvazione del regolamento per l'affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati delle pertinenze stradali da destinare a spazi verdi e contestuale integrazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'articolo 32 regolamento COSAP. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità. Immediata esecuzione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività. Allora, punto 6, riconoscimento debito fuori bilancio, ex articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267/2000, importo complessivo 86.414,93, per numero 16 sentenze di condanna alla città metropolitana di Napoli, gennaio 2016. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità. Immediata esecuzione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, all'unanimità. Punto 7, riconoscimento del debito fuori bilancio, ex articolo 194,1 lettera A TUEL, derivante dall'ordinanza emanata al Tribunale di Napoli, 7.1.16, notificata in forma esecutiva in data 19.1.16, a istanza dell'avvocato Mariano Raimo, per spese e competenze di giudizio, per importo complessivo di euro 2.242,88, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecuzione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività. Punto 8, riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio, importo 510,69 euro, per somme dovute in seguito al giudizio del Tribunale di Napoli, decima sezione civile, giudice monocratico, dottoressa Carla Soldentini, sentenza numero 4395/2015 del 23/3/2015. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecuzione, chi è d'accordo, chi è contrario, chi si astiene, immediata esecutività. Riconoscimento di riconoscimento debito fuori bilancio, ex articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 267/2000, importo complessivo euro 70.161,45 per 24 sentenze di condanna città metropolitana febbraio 2016. Chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecuzione, chi è d'accordo alzi la mano, chi si astiene, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Giudizio punto 10. Giudizio Marrone Stefano, sentenza della Corte d'Appello di Napoli, numero 4489/2014, riconoscimento legittimità debito fuori bilancio, ex articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 27/2000, porto euro 1558,75, quale rimborso spese di consulenza tecnica, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecuzione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Riconoscimento debito fuori bilancio, ex articolo 194,1 lettera A, decreto legislativo 207/2000, complessivo 62.321,93, 20 sentenze di condanna, città metropolitana, marzo 2016, gruppo A, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecuzione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Punto 12. Riconoscimento debito fuori bilancio 4.000 euro, finanziare il pagamento degli oneri avanti sentenza 487/15, Corte Conti, sezione terza giudiziale appello, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Immediata esecuzione, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Legge 219/81, circonvallazione esterna di Napoli, Lago Padre, Lufrano, terzo lotto, giudizio consorzio Consafrac, provincia di Napoli, sentenza numero 49116. Corte Appello di Napoli, proposto al Consiglio metropolitano, riconoscimento debito fuori bilancio, 194,1 lettera A 267/2000, importo 17.940.000, chi è d'accordo alzi la mano, chi è contrario,
Chi si astiene? Unanimità. Immediata esecuzione. Chi è d'accordo? Alzi la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Unanimità. Articolo 56, comma 7, statuto, nomina dei consiglieri. No, questo fermiamoci. Ordine del giorno, ci fermiamo qua. Ci fermiamo qua. Grazie, grazie Sindaco, a tutti. Solo una cosa, volevo che tutto il Consiglio esprimesse solidarietà ai lavoratori, ai 400 lavoratori di Almaviva che in questi giorni hanno sostenuto e stanno ancora sostenendo una difficile vertenza con la multinazionale Almaviva che sta licenziando 13.000 lavoratori in tutto il sud, di cui 400 a Napoli. L'altro giorno questa vertenza si è chiusa, i giornali hanno scritto che era una vittoria degli operai, viceversa, gli operai non hanno purtroppo vinto perché semplicemente avranno la cassa integrazione come spetta a tutti gli operai. Quindi se riusciamo ad esprimere a questi 400 lavoratori la nostra più viva solidarietà. Non solo solidarietà ma anche impegno a stare al loro fianco. Grazie. Grazie a voi tutti veramente per la collaborazione istituzionale che avete dato.